Breitling Chronomat, il cronografo sportivo di lusso. Il Breitling Chronomat è un orologio multifunzione, adatto a ogni occasione e a ogni stile, che vanta una storia ricca di innovazioni e di successi. Il nome Chronomat deriva dalla fusione delle parole chronograph e mathematic a indicare la funzione di regolo calcolatore che contraddistingue questo orologio. Il regolo calcolatore è uno strumento che permette di effettuare calcoli matematici, come conversioni di unità di misura, operazioni aritmetiche, calcolo dei tassi di cambio e altro ancora. Si tratta di una sorta di calcolatrice analogica, composta da due o più dischi rotanti con scale numeriche, che si possono allineare per ottenere i risultati desiderati. Il primo Breitling Chronomat fu brevettato nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, come uno strumento utile per i piloti militari e i professionisti che avevano bisogno di effettuare calcoli rapidi e precisi. Nel 1982, Breitling fu acquistata dalla famiglia Schneider, che decise di rilanciare il marchio puntando sulla qualità e sull'innovazione. Fu così che nacque il nuovo Breitling Chronomat, un orologio completamente diverso dal suo predecessore, ma altrettanto rivoluzionario. Il nuovo Chronomat fu progettato in collaborazione con la pattuglia acrobatica italiana Frecce Tricolori, che ne divenne il primo cliente. Si trattava di un orologio da pilota moderno e sportivo, senza regolo calcolatore ma con una lunetta girevole unidirezionale con inserti in oro o acciaio. La cassa era in acciaio da 39 mm, il quadrante era disponibile in vari colori e il movimento era un calibro Lemania 1341 modificato da Breitling. Il nuovo Breitling Chronomat ebbe un enorme successo commerciale e divenne il modello più venduto della casa svizzera negli anni 80 e 90. Fu anche il primo orologio a ricevere la certificazione COSC, Controllo Officiel Suisse de Chronomètre, che garantisce la precisione e l'affidabilità dei movimenti cronometrici. Il Chronomat fu declinato in numerose versioni, tra cui alcune con funzioni aggiuntive come la data, il fuso orario GMT, le fasi lunari e il calendario perpetuo. Nel 2009, Breitling presentò il suo primo movimento cronografo meccanico a carica automatica interamente progettato e prodotto in-house, il calibro B01. Questo movimento, dotato di una riserva di carica di 70 ore, di una ruota a colonne, di un sistema di frizione verticale e di una regolazione fine, fu adottato dal Breitling Chronomat B01, il modello che segnò l'inizio di una nuova era per la collezione. Il Chronomat B01 aveva una cassa in acciaio o in oro da 43,5 mm, un quadrante con tre contatori e una finestrella per la data tra le 4 e le 5. La lunetta era girevole bidirezionale con numeri incisi e il bracciale era il classico pilot con maglia a 5 file. Se siete alla ricerca di un orologio da polso che coniughi eleganza, prestazioni e robustezza, il Breitling Chronomat potrebbe essere la scelta ideale per voi.